Le sensazioni che ho provato quando ho saputo di andare a Tokyo sono state delle emozioni molto forti. È successo subito dopo il mondiale a Cadice, quindi ero già molto soddisfatta dalla regata, è stato proprio un sollievo dopo tutta la grande fatica di quest'ultimo anno e mezzo, e quindi sono veramente contenta. In questo quadriennio ci sono stati comunque degli alti e bassi, abbiamo iniziato comunque con un gruppo di 4 atlete, e ci siamo allenati per i primi 2 anni con Veronica, Flavia e Giorgia. E la selezione all'inizio è stata, diciamo, principalmente su Flavia perché comunque era lei l'atleta di punta. Dal 2018 ho iniziato ad avere una crescita costante nelle gare internazionali. Ho iniziato ad Aarhus con la prima gara col mondiale ISAF. Lì sono riuscita a selezionare la nazione, quindi comunque è un evento molto importante per me. Nel 2019 mi sono riconfermata, sono arrivata quinta ai mondiali assoluti al Garda. Poi gli ultimi 2 anni sono stati molto difficili e importanti perché la selezione invece si è focalizzata su me e Giorgia. Con il mondiale in Australia nel 2020 si pensava di aver finito più o meno la selezione, comunque di essere già arrivati in un momento concreto, invece con la notizia del Covid abbiamo posticipato di un anno la selezione. È stato un anno molto intenso e anche molto bello perché siamo riusciti con la federazione a creare comunque un buon ambiente tra me e Giorgia, ci siamo allenati veramente molto bene dando il massimo e ci siamo migliorate così a vicenda. Negli ultimi 2 mesi ci sono state le ultime 2 gare di selezione molto importanti, l'europeo a Villamura e il mondiale a Cadiz. Sono state delle gare molto emozionanti per me perché con Giorgia ho combattuto veramente fino all'ultimo. Si cercava sempre gli ultimi giorni di andare a recuperare il più possibile come punteggi. La gara di Villamura all'Europeo 2021 è stato molto emozionante perché ho proprio recuperato quasi fino ad arrivare al podio, quindi è stata proprio un'emozione forte, una grande gioia. Invece con il Mondiale 2021 in Spagna sono partita all'inizio col piede sbagliato perché essendo l'ultima selezione avevo tanta pressione e mi sentivo un po' come fuori luogo, però poi per fortuna negli ultimi giorni mi sono ripresa e sono riuscita a tirar fuori la determinazione e la grinta che c'è in me e quindi complessivamente è andato molto bene e scaricando un po' l'adrenalina sono riuscita a vincere la medal, quindi è stato un progresso molto positivo. Il programma per quest'ultimo periodo di preparazione sarà molto intenso. Adesso quasi tutto maggio mi allenerò qua a Cagliari e avrò come sparring Carlo Ciabatti, anche lui di Cagliari, quindi sono molto contenta di averlo al mio fianco. Poi mi sposterò a inizio giugno a Medemblik, ci saranno 2 regate internazionali con cui quindi potrò confrontarmi con tutte le altre atlete. E siccome non sono tra le più favorite, spero di stupirvi.